Buonasera a tutti, io sono Giovanna Marino, una delle coordinatrici del movimento e stasera è domenica 8 dicembre 2013 ed è il 76esimo podcast del movimento. Allora, per questa sera abbiamo un po' di novità. Sia nazionali che internazionali. Direi di partire subito con un calorosissimo ringraziamento al nostro Ezio Coriglione che ci ha preparato il sesto episodio di Culture in Decline. Doppiato con il suo team in italiano e inoltre ha sfornato gli ultimi due Zeitspot, il 25 e il 26, e con questo la produzione per quest'anno si ferma e niente, vorrei ringraziarlo a nome del movimento in quanto questi spot sono veramente grandiosi. Ok, questo per quanto riguarda il GDL Piaggio. Per quanto riguarda invece il GDL Grafica, che abbiamo Max che ci aggiorna con le sue novità. Allora, buonasera a tutti. Niente, beh, a parte la pubblicazione degli Zeitspot già citati, come alcuni di voi sapranno, c'è stato un hangout sul 3D printing con Vincenzo Barbato e Daniele Poddighe. Questo incontro, quest hangout video intervista è stata editata e quindi abbiamo fatto l'editing video. Il video è pronto, è caricato, a breve sarà pubblicato. Mancano solo gli ultimi dettagli, descrizione, link, eccetera, e poi verrà pubblicato. E quindi no, basta. A livello del GDL grafica, direi che è tutto. Il video in questione è molto interessante, quindi consiglio a tutti di vederselo appena uscirà perché appunto è molto interessante, spiega molto, molto bene le cose che riguardano appunto il 3D printing e anche gli annessi e connessi che questo tipo di tecnologia comporta e insomma e la tendenza che dà appunto a livello tecnologico e sociale nella nostra società, questo tipo di tecnologia. Benissimo, grazie Massimiliano. Nino, ci ripeti tu qualcosa, qualche novità dal team traduzioni? Sì, procediamo regolarmente, come da un paio di settimane, da un mesetto a questa parte. Qualche piccola revisione e traduzione di materiali per un nuovo sito inediti, quindi di cui nessuna conoscenza al momento. E continuiamo invece anche con la traduzione degli articoli, e qui pubblico un attimo in chat il titolo. Quasi la metà dei posti di lavoro degli Stati Uniti potrebbe essere a rischio di informatizzazione, come dimostra uno studio della Oxford Martin School. Trasporti logistici e ruoli d'ufficio sono i più a rischio. Questo articolo sarà disponibile da lunedì, forse qualche giorno dopo, sul blog. E per questa settimana abbiamo scelto questo articolo. La prossima settimana uno molto interessante, ma non vi roviniamo la sorpresa. Dalla traduzione è tutto. Ah, benissimo, vuoi dirci anche del team programmazione? Sì, i lavori procedono molto bene. L'ultimo giovedì abbiamo fatto insieme a Giovanna anche del supporto per dei gruppi internazionali, e in particolare un coordinatore russo ha avuto informazioni per installare la piattaforma, la
quella di gestione per i gruppi, ovviamente non quella del nuovo sito, in quanto potrebbe interessare a farla diventare uno standard a livello internazionale per la gestione appunto dei gruppi cittadini e non. Iniziata quindi una piccola idea nel fare delle videoguide, possiamo vedere come procede, se può andare avanti a seconda della richiesta che c'è o meno, e comunque i lavori procedono e ormai si tratta del prossimo anno per aprire almeno questa piattaforma. Speriamo di arrivare lì con lì anche con il nuovo sito. Ottimo, grazie. Io invece ho delle notizie dall'ultimo meeting internazionale che è stato il 27 di novembre scorso. Allora, dalla Federazione Russa abbiamo la novità che hanno il sito in fase di ultimazione. Il mese scorso hanno doppiato dei video educativi, quindi si stanno da fare anche da questo punto di vista, e stanno rilanciando il team linguistico, anche perché francamente ce ne hanno bisogno, in quanto insomma il russo non è una lingua proprio così semplice. Ecco, adesso come già ha detto Nino, c'è questa collaborazione con il capitolo russo nel team programmazione e il nostro proprio per sviluppare questo sistema che su piattaforma Open Atrium in modo da poter facilitare il lavoro. Quindi stanno lavorando anche loro su questo fronte. In Francia, invece, lo scorso 29-30 novembre e 1 dicembre, uno dei coordinatori ha fatto una presentazione del movimento al movimento Colibris, che è un movimento che lavora su scopi analoghi a quelli del movimento Zeitgeist e con il quale in futuro si prospettano possibili collaborazioni. Lo stesso coordinatore ha fatto una presentazione del movimento su una radio locale. Prossimamente, il 9 o il 16 dicembre, il capitolo francese è stato invitato ad un colloquio online e domande aperte con il Partito Pirata francese. E il Partito Pirata è un partito politico che si occupa tra l'altro di strumenti di democrazia diretta e difesa di internet. Dunque, il capitolo francese ha qualche problemino con la pagina di Wikipedia francese del movimento, che in pratica, insomma, è stata soppressa. Quindi, nonostante uno dei coordinatori abbia combattuto per tenerlo online, non c'è stato verso. Purtroppo gli amministratori di Wikipedia non hanno saputo dare sufficiente argomentazione e pare proprio che non siano intellettualmente onesti con le fonti che abbiamo. Comunque, adesso vedremo di trovare la maniera, insomma, di mettere su questa pagina del movimento, del capitolo francese. Per quanto riguarda invece in Spagna, dunque nella città di Murcia si sono tenuti una serie di conferenze e di workshop. Stanno elaborando del materiale, degli script per poi poterne parlare e mostrare, insomma, i lavori che sono stati fatti in due università. Inoltre, stanno facendo dei seminari online, soprattutto su TeamSpeak, su argomenti legati al movimento Zeitgeist. Hanno fatto un primo meeting il 21 scorso in merito alla comunicazione non violenta e ne faranno una seconda parte giovedì prossimo. Alcuni altri argomenti che tratteranno, programmati quindi, sono il veganismo, il pensiero critico e i principi del nuovo paradigma. Ecco, invece la novità direi più importante
riguarda i capitoli in lingua araba. Kaifi Amin sta organizzando un capitolo, direi, trasversale per tutti coloro che parlano le lingue arabe. In Egitto è nato per primo il capitolo del Cairo, ovviamente, insomma, la città più grossa, e successivamente però altri 14 capitoli si sono sviluppati in pochissimo tempo. In particolare nella località di Iskandaria, dove stanno volantinando e parlando nelle università e soprattutto poi hanno un'ottima attività su Facebook. Quindi c'è una specie, diciamo, di post-rivoluzione, perché poiché quella precedente non ha cambiato nulla e quindi la gente in questo momento pensa o sta cercando qualcosa di diverso che non il cambiamento politico che sappiamo tutti è stato manovrato dall'alto. In Tunisia il mese scorso hanno organizzato il primo capitolo, anche in Sudan, incredibile, c'è anche una certa attività, anche se lì hanno molte difficoltà sia per via della polizia che della dittatura, che non permette molto e quindi è anche molto pericoloso e quindi stanno cercando di fare le cose, insomma, con molta cautela. Poi abbiamo notizie sempre del mondo arabo, quindi Libano, Marocco e Siria. Che prima erano tre capitoli che così lavoravano un po' per conto proprio, ora si sono uniti, diciamo così, a questo capitolo trasversale e hanno creato una pagina su Facebook. E ad oggi, in pochissimo tempo, hanno raggiunto i 30.000 iscritti e 150.000 che leggono le notizie e chiedono come, cosa fare, perché vogliono aprire dei capitoli, quindi c'è gente che vuole il cambiamento. Quindi direi che c'è un fermento e una voglia di volere un cambiamento diverso da quello che hanno visto con la rivoluzione araba. E quindi c'è molto entusiasmo e molta voglia di fare. Quindi hanno, insomma, stanno veramente cominciando a lavorare, a mettere su capitoli e a darsi l'un l'altro supporto per creare appunto gruppi, team per fare un po' di attivismo. Per dire, solo al Cairo ci sono 200 volontari attivi, ma insomma ogni giorno ci sono sempre di nuovi arrivi, nonostante molti abbiano problemi di connessione e a volte anche di elettricità. Ecco, e quindi hanno creato un sito che è zeitgeistarabic.com che proprio raggruppa tutto quanto il mondo arabo. L'ultima novità direi che questa, ovvero il prossimo meeting internazionale sarà il 25 dicembre. È nata un po' una discussione per quanto riguarda questa data, perché chiaramente qui è Natale, eccetera, eccetera. Però alla fine della fiera abbiamo concluso che noi non siamo un movimento cristiano, è un movimento internazionale, quindi non possiamo come dire, spostare le date perché magari qui c'è la festa cristiana, di là c'è la festa ebraica, dall'altra parte c'è la festa musulmana, dall'altra parte, ecco. E quindi manteniamo l'appuntamento l'ultimo mercoledì del mese, che è appunto il 25 dicembre, e io ho confermato che ci sarò. E dalle notizie internazionali per oggi questo è tutto.
E direi che possiamo fermarci qua anche per il podcast, a meno che non ci siano altre notizie. Bene, allora ci fermiamo qui. Grazie per l'ascolto e alla prossima.